Benvenuti e ben ritrovati a 100 Sport Magazine Calcio Mercato, puntata di lunedì 7 agosto, ovviamente la prima puntata di questa settimana importante. C'è il nostro ospite che già si sta muovendo. Sono tornato. Parliamo di ospite perché so che si arrabbia quando lo presento come ospite. Ci siamo vestiti uguali. Eccoci. La divisa ufficiale. Anzi, sì. Non abbiamo ancora ben ritrovati, sono tornato dalle ferie, è ma finita, hai distrutto una presentazione che avevo preparato straordinaria. Dati d'ascolto crollati proprio sotto lo 0% nell'ultima settimana. Sono andato nel sito dell'Audi, un disastro. 25 anni di successi di Studio 100. Sei rispettoso per i nostri ospiti gentilissimi. Fantastici. Anzi, ne approfittiamo per ringraziarli e salutarli, Renato Rubino, Gianfranco Mancino e Giancarlo Enrico, che ovviamente sono venuti qui a surrogarci partecipi della loro competenza. Oggi il top del top, non perché sono tornato io, perché in regia ci sono doppia regia. Alessandro Barnaba e Dario Spagnolo, che sono due animali da regia. Io sto già impazzendo infatti con le telecamere, adesso siamo qui. Grazie ragazzi, siete sempre numerosi. C'è un drone che c'è sulle nostre teste anche. Vabbè, che facciamo? Parliamo di calcio? Sì, siamo partiti alla grande, diciamo, senza parlare di nulla fondamentalmente, e iniziamo a parlare di argomenti seri e di calcio giocato, non di calcio mercato, nonostante il nome della trasmissione si riferisca esclusivamente al calcio mercato, perché c'è stato il secondo turno di Team Cup, dove la Virtus Francavilla era chiamata all'impresa, però era già una partita da sogno da giocare in trasferta con il Palermo di Zamparini, pronto al rilancio al ritorno in Serie A. E la partita è andata male, perché ovviamente il risultato dimostra che... Sto ricevendo insulti intanto per chi? dai dirigenti per l'apertura che abbiamo fatto, quindi la rifacciamo. Chiudete e rifacciamo tutto, facciamo tutto. Io purtroppo sono stato vittima del sistema. Della tua improvvisazione. Irruenza. Ci vediamo il servizio, che ne dici? Di chi? Di Palermo, sì. Virtus Francavilla. Sì, con la collaborazione dell'ufficio stampa del Palermo, con le immagini del Palermo Calcio. Vediamo quello che è successo ieri. Apro e chiudo parentesi. Secondo me questa sconfitta può fare bene al Francavilla. Lo avevo detto, avevo fatto delle considerazioni già all'indomani della vittoria con l'Imolese, perché ha messo in risalto comunque qualche punto debole, al netto del fatto che ovviamente il Palermo si sapeva che fosse molto più forte della Virtus. Si sapeva, ma tu ti aspettavi un Palermo che comunque riuscisse a mantenere alta la concentrazione nonostante le tante voci eccetera di qualsiasi argomento? No, perché è stata una settimana devastante a Palermo sono riusciti a fare gruppo, a isolarsi e a pensare solo al calcio. Mi aspettavo anche un po' qualcosa in più da parte del Francavilla, ripeto. La sconfitta ci sta tutta, è chiaro, troppa differenza tra le due compagini, parliamo di una scesa dalla A e di una invece che comunque è ancora una matricola di Lega Pro, quindi qualcosa in più me lo sarei aspettato. Detto questo, è chiaro che è una sconfitta che fa poco testo, non dico che non fa testo, ma comunque fa poco testo. Vediamo il servizio. Sconfitta pesante, forse troppo, un 5-0 che rovina, solo in parte, però la storicità dell'evento. Il Francavilla crolla a Palermo ed abbandona la Team Cup. Mister D'Agostino schiera il seguente 11: Albertazzi, Prestia, De Toma, Gallù, Folo Ruscio, Buono, Turi, Rossetti, Saraniti, Valotti. Non c'è Nzola, ormai prossimo al trasferimento a Carpi. Gara a senso unico sin dalle prime battute, è il Palermo a fare la partita. Squadra rapida quella siciliana, soprattutto sulle fasce. Sono 5.700 gli spettatori sugli spalti nonostante il clima di diffidenza e contestazione. Dopo 10 minuti Palermo in vantaggio. Traikoski sorprende i difensori avversari e anticipa il portiere. È suo il primo gol rosanero della stagione. Nel primo tempo il Francavilla accenna ad una reazione, ma non riesce mai ad impensierire seriamente il portiere di casa. L'arbitro concede 5 minuti di recupero e durante questi arriva il raddoppio, segna ancora Traikoski, cross dalla destra di Morganella, Nestorowski non trova il pallone, ma ci pensa appunto Traikoski a realizzare e mettere il pallone all'angolino. Finisce così il primo tempo, Palermo 2, Francavilla 0. Il terzo gol del Palermo arriva al minuto numero 66, segna Alessami che dalla fascia si accentra e di destro trafigge il portiere pugliese. La partita di fatto è conclusa.
Il Palermo trova anche il poker, il minuto numero 72 ancora tra i Koski, grande protagonista di giornata che supera due uomini dal limite dell'area e di destro batte nuovamente l'estremo difensore francavillese. Il quinto gol del Palermo arriva all'ottantesimo, Albertazzi respinge su un tiro a giro di Lagumina appena entrato in campo e da sotto misura Murawski realizza. Lagumina sarà protagonista poco dopo, ancora con un gol annullato per fuorigioco dal direttore di gara. Al 90° il passivo potrebbe diventare addirittura più pesante. C'è un fallo in area su Lagumina, lo stesso giocatore del Palermo si presenta dal dischetto, ma Albertazzi si conferma comunque portiere di categoria superiore. Finisce così Palermo 5, Francavilla 0. Finisce l'avventura in Team Cup della formazione di Gaetano D'Agostino. Queste le reti allora del Palermo. Sì, essendo tanti gol, avendo a disposizione pochi minuti, abbiamo messo lo stretto solo necessario, quindi soltanto le marcature. Meglio sicuramente il primo tempo rispetto al secondo per il l'opinione anche del tecnico D'Agostino. Anche D'Agostino ha detto salvo il primo tempo, poi evidentemente abbiamo perso un po' di concentrazione. Se andiamo a vedere i gol, ma ci sono state anche altre azioni che hanno messo in evidenza grossi errori, soprattutto in fase difensiva, in fase di marcatura in particolare. Segno evidente che in alcune circostanze, al netto sempre, lo ripeto, della forza del Palermo, è mancata un po' di concentrazione. Spesso il Palermo è andato al tiro con Tapin, sulle seconde palle il Francavilla è arrivato spesso in ritardo e questi sono evidentemente elementi sui quali D'Agostino deve lavorare. Leggevo il tabellino del Palermo, la formazione che è scesa in campo dal primo minuto, ora non conosco esattamente tutti i giocatori e il loro rapporto con le nazionali, però ne conto almeno 5 giocatori che giocano stabilmente nei nazionali dei loro paesi, quindi stiamo parlando di una formazione ovviamente di primo piano e quindi questo deve dare anche il segnale poi di quella che era la differenza reale dal punto di vista tecnico tra le due formazioni. Allora Fabrizio, mi sto messaggiando con un procuratore, no? Mi sto messaggiando con un procuratore. Allora proviamo adesso a chiamare chi abbiamo, facciamo tutto live. Proviamo adesso a chiamare Dante Sebastio di Blunote.it, tra poco avremo il patron della Virtus Francavilla, Antonio Magri, in diretta con noi. Poi occhio perché apriremo una parentesi importante, Andrea, sul calciomercato con sul calciomercato di Serie D con Andrea Corallo, direttore sportivo del Nardò. Nardò che sta facendo molto bene anche in chiave mercato. Abbiamo subito il presidente del Francavilla, mi dicono dalla regia, Antonio Magri, che come sempre ringraziamo per la straordinaria disponibilità. Presidente, ben ritrovato, buonasera. Grazie a te Fabrizio, buonasera. Allora, io ho fatto una considerazione, non so se Magri condivide, ho detto perdere non fa mai piacere, vabbè per lei in modo particolare non l'ha mai nascosto, però forse qualcosa in più al netto del fatto, Presidente, che la sconfitta ci sta tutta perché il Palermo è più forte, perché ha più esperienza e quant'altro, forse qualcosa in più in termini di concentrazione dal Francavilla se lo aspettava? Ma come hai detto tu, perdere non fa mai piacere, poi 5 gol sono difficili da digerire, però c'erano tutte le attenuanti del caso, ricordiamoci che siamo solo al 6 agosto e quindi con pochissimi giorni di preparazione, i ragazzi anche a livello fisico erano molto, molto pesanti e comunque ci mancavano anche delle pedine importanti come insomma, Bruzzese, Viola, Zola. Quindi veramente giocatori che non si possono assolutamente regalare ad una undicesimi della squadra di Serie A, questo che sarà sicuramente una delle favorite per il salto diretto nel massimo campionato. È chiaro che queste partite servono perché ci possono, abbiamo tutto il tempo per poter intervenire e per migliorare e correggere gli errori. Però è chiaro che non è che ci aspettavamo insomma che il Palermo di andare a Palermo e fare insomma imporre il nostro gioco, questo no. Presidente, anche dall'esperienza che ha maturato in questi anni, lei ha comunque, al netto sempre della forza del Palermo e quant'altro ci mancherebbe, ha comunque percepito e evidenziato qualche lacuna da colmare in questa squadra? Non parlo soltanto in chiave mercato evidentemente, ma comunque c'è qualche cosa da migliorare evidentemente in fase di preparazione? Ma sicuramente sì, in difesa ieri eravamo in emergenza, comunque c'era
qualche giocatore che ha giocato, diciamo, adattandosi, no, al ruolo, perché comunque c'era Abruzzese infortunato e poi sappiamo tutti che dobbiamo prendere un altro difensore importante. Quindi chiaramente quando giochi con una squadra così forte di categoria superiore è chiaro che rischi poi di subire anche tanti gol, anche se devo dire che il primo tempo non mi è dispiaciuto, certo. Perché abbiamo retto bene, abbiamo anche, ci siamo anche proposti e potevamo fare gol, siamo stati un po' sfortunati in questo, poi abbiamo subito quel secondo gol, credo in fuorigioco, l'hanno visto un po' tutti, e che ci ha un po' spezzato le gambe, perché magari se finiva 1-0 comunque riuscivamo a pareggiare, si poteva mettere diversamente la partita. È una partita che si gioca sulle motivazioni, perché dal punto di vista tecnico è normale che c'erano in campo due squadre diverse, no? Però ripeto, è andata così, ecco, non ci lasciamo la testa, meglio prendere una sconfitta con tanti gol adesso che non in campionato, abbiamo tutto, certo, il tempo di migliorare, di riflettere, però ripeto, non siamo preoccupati, perché comunque siamo sicuri di aver fatto un buon lavoro, ripeto, meglio adesso e non dopo. Andrea Contardi vuole fare una domanda. L'emozione, questo sicuramente è il punto più alto, no, della storia calcistica del suo sodalizio, l'emozione di aver preso una società dai dilettanti, averla portata nel professionismo e averla portata nello stadio del Palermo, qual è stata, al di là poi del risultato, dell'amarezza eccetera? Ma dai dilettanti, dal gradino più basso dei dilettanti. Più basso dei dilettanti, sì, non volevo sintetizzare. Dalla prima categoria, ieri proprio ci riflettevo mentre calcavo l'erba talmente bella che sembrava essere un'erba artificiale dello stadio di Palermo. E ci riflettevo, ecco, immaginavo i campi polverosi di prima categoria e poi ritrovarsi in uno stadio del genere che solo a entrarci ti fa tremare le gambe. Quindi anche questa può essere considerata un attenuante per i nostri ragazzi, una squadra giovane con tanti under, e credo che mancando anche ieri Abruzzese, nessuno di loro, forse solo Prestia, aveva, insomma, avuto la possibilità di entrare in uno stadio del genere, e quindi è normale che tutto questo può incidere, però l'emozione è stata veramente tanta e ripeto, siamo ugualmente soddisfatti, perché il nostro obiettivo era quello di superare il primo turno con l'Imolese e di, certo, arrivare a Palermo. Poi è chiaro che siamo andati lì per giocarci la nostra partita, siamo stati sfortunati perché mancavano 3 giocatori importanti e ripeto, con un pizzico di fortuna in più magari o avremmo potuto limitare i danni o comunque mettere la partita su binario diverso, però ripeto, queste assolutamente non sono recriminazioni, perché avevamo di fronte una grande squadra, ho visto veramente gente di grande qualità, una squadra che sicuramente non avrà fatica a raggiungere di nuovo la Serie A. Ultima cosa, lei ha detto deve arrivare un difensore importante, l'avete individuato, non le chiedo chi è, i tempi eventualmente, se eventualmente dovessero oltre questa operazione essercene delle altre, le chiedo. Ma sì, il difensore in realtà l'abbiamo individuato, ce ne sono 2-3 che stiamo seguendo, di cui insomma qualcuno con più attenzione. Credo che in questa settimana dovremmo chiudere almeno il difensore e poi ci lasceremo qualche casella libera per fare qualche altro intervento. È possibile che facciamo, insomma, qualche altro intervento magari a centrocampo in attacco, però vogliamo ancora riflettere su questo, ci prenderemo tutto il tempo necessario fino alla fine del mercato. Grazie Presidente, in bocca al lupo. Grazie a voi, buona serata. Buonasera. Grazie al patron della Virtus Francavilla, Antonio Magri. Una nota positiva della partita è che Albertazzi si conferma para rigori, no? L'ennesimo rigore parato, sì, da Albertazzi. L'ho messo in evidenza anche nel servizio. Ricordiamo, per chi ci sta seguendo da fuori, anche da fuori regione, mi è appena arrivato un messaggio anche da una nostra amica che ci sta seguendo dalla Francia,
Salutiamola. Salutiamo. Albertazzi è un 97 che il Francavilla ha con sé già da due stagioni, tra Serie D e Lega Pro ha sempre fatto molto molto bene, devo dire anche per merito di questa società che ha qualità particolari nella gestione dei giocatori. Ti stai chiedendo cosa sto facendo sulle pad o non? Sto controllando tutti i nazionali, no, tutti i nazionali del Palermo, così magari prima... Fantastica questa cosa, soprattutto prima, adesso che non ci servirà più perché prima, il Palermo non lo vedremo più. No, però prima della fine della puntata vedremo esattamente quanti sono i giocatori nazionali del Palermo schierati da, ovviamente, da, nella formazione rosanera. Vai, che facciamo? Vediamo il prossimo collegamento, chiediamo alla nostra regia cosa è pronto. Se è pronto Dante Sebastio, andiamo avanti con la scaletta. Sì. Ricordiamo che questa trasmissione è in collaborazione con BluNote.it, con CalcioDelSud.it, con TuttoMatera.com, tra poco ci collegheremo anche l'ultimo. Con Matera. No, abbiamo subito TuttoMatera.com. Vai Andrea. Ben ritrovato Roberto Chito, comunque nella lista mancava BrindisiMagazine.it, giusto per essere completi. Ben ritrovato Roberto, quali sono le ultime novità ovviamente che i nostri amici a casa possono trovare sul tuo portale? Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati a voi. Allora, potremmo dire che oggi è stata la giornata di Marco Armellino al Lecce, questa operazione lampo che si è aperta nelle ultime ore e si è conclusa proprio in mattinata verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezza. Armellino era praticamente a un passo dalla Serie B, a un passo dalla Virtus Entella, aveva già raggiunto la... Aspetta perché ti ho sentito male. Roberto, stai parlando di Armellino? Sì. Sì, di Armellino. Quindi di non Armellino. Si fa a Lecce? No, sto dicendo Armellino Lecce è praticamente fatta. Ah, ecco, non l'ho sentito. Sì. No, l'annuncio è atteso nelle prossime ore. Noi vi stiamo solamente dicendo che Armellino era praticamente nelle scorse settimane a un passo dalla Virtus Entella, era praticamente in Serie B, perché il Matera non voleva cederlo a una diretta concorrente, come avevo detto, non voleva assolutamente rinforzare una squadra che pure avrebbe affrontato, però è anche vero che l'offerta economica più alta per il pagamento del cartellino del giocatore, operazione che si aggira intorno ai 200.000 euro, è stata fatta proprio dal Lecce, quindi il Matera alla fine ha accettato, ha soddisfatto le richieste di Armellino che aveva chiesto la cessione, si era provato a piazzarlo in Serie B, però poi il Lecce ha avuto la meglio perché ha usato la posta nelle ultime ore. Operazione che si è conclusa intorno ai 200.000 euro, bel bottino che il Matera potrebbe andare a reinvestire nel prossimo calciomercato se andiamo a sommare anche le altre cessioni, qualche Matera si è risparmiato sia dal monte stipendi sia dalle cessioni che comunque dal punto di vista economico sono spostate, quindi ora Matera che deve cercare di completare il 30% mancante della rosa, perché ormai mancano più o meno due settimane all'inizio del campionato, quindi serve gente esperta, servono soprattutto dal punto di vista numerico, il Matera non è completo. Roberto, su tuttomatera.com c'è un'interessante intervista, dichiarazione di Auteri, no? Che fa il punto un po' sulla Lega Pro, se ce la puoi riassumere in poche parole, qual è il pensiero anche del tecnico? Sì, no, lui ha detto praticamente che il Matera non è favorita per la vita del campionato, o meglio che davanti al Matera ci sono altre formazioni, altri club che hanno speso davvero tanto e quindi normale che al momento sono loro ad avere i soldi del pronostico. Però il Matera com'è comunque fatto anche dietro ad Avellino, non si tirerà indietro, ma troverà tutta per poter tenersi questo campionato uno spazio davvero importante, un ruolo davvero importante per poter far male a chiunque. Quindi una squadra che se la giocherà con tutti, anche se lo stesso tecnico comunque è convinto che la sua formazione non parte in prima fascia, come ormai stiamo vedendo in questo calciomercato con Trapani, Lecce e Catania, che in questo momento sono in prima fascia. Assolutamente. Il calcio è tutto, può succedere, poi vedremo da qui al 31 agosto cosa il
fai conto di quello che riuscirà a fare sul calcio mercato, perché ripeto, mancano almeno 5/6. Ti sentiamo malissimo, Roberto. Sì, malissimo, o hai il telefono troppo vicino alla bocca o hai un telefono da cambiare al più presto. non so se hai altro da aggiungere, Roberto. No, avevo praticamente finito. Sei stato precisissimo e puntuale come sempre, il nostro amico collega Roberto Chito di tuttomatera.com. Ciao Roberto, a domani. Ciao ragazzi, a domani. Ciao. Cerchiamo di... Devo dire che nella valutazione generale sul prossimo campionato di Lega Pro, il Matera rispetto alle ultime stagioni, ma in particolare rispetto all'ultima stagione, e lo dice il mercato, questo non lo diciamo noi, parte con obiettivi secondo me completamente diversi. E non ti stupisce? Il che non significa che non possa essere una cosa positiva comunque, perché lo scorso anno aveva presentato la squadra in estate dicendo e annunciando, a cominciare da Patron Columella, che c'era un solo risultato a disposizione, che era quello della vittoria del campionato, e questo spesso può essere controproducente. Secondo te quindi si sta tendendo a nascondersi? No, o realmente? Il mercato no, oggettivamente... non il tuo opinione, però. Il discorso che ha fatto Teri, secondo te era sincero? Andiamo a guardare. Allenatore esperto, bravo anche nella comunicazione. Cioè, ho parlato anche con amici procuratori, c'è proprio un cambio di rotta nelle trattative che faceva il Matera, che di fatto era famoso, era famosa come società per il non fare trattative, nel senso che i giocatori e i procuratori venivano accontentati in toto rispetto a quella che era la prima richiesta economica, e quindi si andava a trattare poco. Quest'anno Gianluca Torma ha un compito molto più difficile rispetto a quello che hanno avuto i suoi predecessori, perché ha un budget diverso e quindi bisogna fare mercato con meno disponibilità. Qui si vede la bravura di un dirigente. Non per forza deve essere un male. Non per forza deve essere un male, perché secondo me ha meno pressione quest'anno il Matera. Diamo il benvenuto al nostro amico Dante Sebasso, direttore di Blunote.it. Ben ritrovato Dante. Ciao ragazzi, ben ritrovati a voi, buon inizio settimana. Grazie altrettanto. Ovviamente Fabrizio ritorna dalle vacanze e vede che la foto di Dante è sempre la stessa, magari ti aspettavi qualcosa di diverso. Ma oggi ci vediamo con Fabri, sicuramente sarà una nuova. E allora, prometti Fabrizio di fare una foto al nostro Dante da poter... Dipende da come si presenta alla riunione. Allora Dante, sei stato avvisato. Vabbè, mi faccio la barba allora. Vai, è andata. Perfetto. Proviamo a parlare adesso di cose più serie, che magari interessano i nostri amici a casa. Vuoi dire che non è serio l'abbigliamento del direttore Sebastio? Magari non è un argomento che interessa a tutti. E quindi, dicevamo, Dante, le ultime novità in casa Taranto, che aria si respira come... l'attualità tarantina. Allora, io sull'aria che si respira eviterei, parliamo di questioni tecniche, va bene? Era una domanda. No, sdrammatizziamo, Sì, no, a questo punto sdrammatizziamo. Diciamo che comunque il ritiro si è chiuso in totale armonia, non ci sono frizioni fra Ciccio Cotta, la società e il resto del club, e questo, noi di questo siamo fortemente contenti, perché sappiamo che la Serie D al Taranto sta strettissima, per cui deve essere soltanto di passaggio. Siamo contenti che ovviamente tutte queste frizioni non ci siano, come hanno detto i diretti interessati, e noi accogliamo l'appello di Luigi Volume e del tecnico Cozza, vi lasceremo lavorare in pace senza nessun tipo di problema, perché è giusto parlare soltanto del pallone che odora in campo, e quindi diciamo che se critiche ci saranno dal punto di vista sportivo, poi chiaramente dovesse succedere qualcosa di catastrofico non potremo esimerci per dirlo. Allora, ma è chiaro che da parte nostra non c'è nessun tipo di vendetta o diciamo polemiche preconcette e così via. Allora, fatto bene a chiarire questo aspetto. Dante, dal punto di vista tecnico-tattico, io continuo a dire che, anche se so che la società è attiva in questo senso, la squadra, che per me è molto forte, è ancora incompleta, anche e soprattutto nei cosiddetti ricambi, in alcuni reparti in particolare. La partenza di Roberto Palumbo, ad esempio, ha lasciato una lacuna nel posto del vice Pera, ad esempio. In questo senso è novità? Allora, diciamo che comunque la società in questo momento non ha tantissima fretta di
reperire sul mercato un sostituto sia di Pera, cioè, o meglio di Palumbo, che di Sgambati, che il difensore centrale che si è infortunato, ha praticamente subito una rottura del crociato del ginocchio, per cui dovrà stare fermo dai 4 ai 5 mesi ed è tornato nella sua Pomigliano, quindi ha abbandonato il ritiro. Pertanto diciamo che non c'è tutta questa urgenza di reperire sul mercato questi altri due calciatori. Chiaramente per completare la rosa bisognerà comunque intervenire prima del 17 settembre, il giorno in cui terminerà il mercato di Serie D, e quindi la sensazione che ho io è che loro vogliano valutare bene adesso il materiale che hanno tra le mani e cercare di capire quale calciatore, che tipo di caratteristiche deve avere per esempio il vice Pera o il difensore centrale. Per esempio, come vice Pera io non trascurerei Dandara, che penso veramente il mostro durante il tiro. Ieri nella partitella amichevole con il Cannara ha messo a segno la tripletta, quindi è un calciatore che sta abbastanza bene, è giovane, è un under. Quindi io penso che Cozza voglia vederlo meglio da vicino per cercare di capire se può affidarsi a lui come dice Pera. Andrea? Per il resto, Dante, secondo te non ci sarà tanto da intervenire? Tu ti sei espresso già altre volte, la squadra ha detto che è già competitiva così. E poi aggiungo un'altra domanda: Gambino ha già dato il Taranto come formazione favorita, secondo te è una tattica per nascondere le intenzioni e la reale forza della propria squadra, o lo crede davvero il forte attaccante secondo te? Ma probabilmente Gambino, avendo giocato a Taranto, parla così perché conosce il valore della piazza, l'importanza dello Iacopone, dei suoi tifosi, per cui lui inserisce anche questo nel calderone. Però direi che Taranto e Cerignola partono alla pari, non credo ci siano favoriti tra le due, e non dimenticherei nemmeno il Potenza e la Rocerina, che qualora dovesse essere inserita ancora nel girone A, per cui sarà sicuramente un girone bello da vedere. E poi bisogna aspettarsi comunque un outsider, no? Che è sempre una delle squadre che una sorpresa, una delle squadre che fa bene quella che non ti aspetti. Bisogna fare attenzione anche a questo, al Francavilla di Rancoladic, che è uno che ne sa uno più del diavolo. Allora, voglio ricordare, visto che abbiamo aperto tra poco, Dante, lo dico anche a te, avremo in diretta Andrea Corallo, direttore sportivo del Nardò, a proposito di Serie D. Sì. Voglio ricordare ai nostri telespettatori, come vi abbiamo tra l'altro anticipato già diverse settimane fa, che i sorteggi si terranno il 10 per i sorteggi, la composizione dei gironi si terrà il 10. Vi diamo un'altra indiscrezione, nel senso che la Lega Nazionale Dilettanti proprio oggi sta cercando di anticipare il tutto al 9. Nei giorni scorsi erano uscite una serie di notizie inesatte su alcuni portali a livello nazionale, non solo, rispetto ad una possibile compilazione dei gironi per il 3 o 4 scorsi di agosto. Invece la data ufficiale è il 10, si sta cercando di anticipare al 9, notizia che vi confermiamo adesso alle 15.43 del 7 agosto. Dante, sì. Ti aspetti qualche novità sui gironi? Ma sinceramente no, io credo che alla fine i gironi saranno composti regolarmente. Ovviamente io credo che non ci saranno più laziali nel girone H, perché comunque sono tante le richieste delle squadre pugliesi, calabresi, lucane e siciliane, quindi io credo che non ci saranno molte sorprese. La verità è che Dante... Da qualche anno la geografia della Serie D come forza è cambiata, perché prima c'era la Campania, no? Che la faceva sempre da padrona, adesso, sì. Adesso c'è la Puglia, negli ultimi anni ha sempre vinto una pugliese, le campane sono state fuori, quindi... Ma parli come forza o come numero? Come forza, proprio di squadra. Non si può dire più, è sempre difficile giocare sui campi campani. No, quello ormai sono 20 anni che è più facile giocare in Campania che in Puglia. Però dico proprio come forza di società e di squadre. E quindi molte pugliesi vorrebbero che si potessero dividere le squadre della nostra regione e mandarle una parte nel girone H e un'altra parte in una sorta di girone adriatico, come fu l'ultima volta tanti anni fa quando vinse, ricordo, il Gallipoli. Noi come Brindisi lo abbiamo fatto 3-4 anni, no? Il girone cosiddetto adriatico. Però io la vedo sinceramente oggi ancora molto difficile.
Quindi io la vedo molto difficile, anche perché non mi pare ci siano delle rivalità così accese tra le squadre pugliesi che dovrebbero andare a comporre il girone H. Taranto e Cerignola non si affrontano dal 1994, quando ci fu un testa a testa per andare in Lega Pro, certo, vinto poi dal, in Serie C, vinto poi dal Taranto. Io ricordo un Taranto-Cerignola che i rossoblù vinsero grazie a un calcio di rigore, e c'erano 10.000 persone allo Jacobone all'epoca. È vero che i tempi sono cambiati, ma non credo che ci sia, anzi non c'è per nulla rivalità tra queste tifoserie. Io penso che, considerato che di anno in anno spostano Nocerina e Cavese, io mi aspetto una Nocerina nel girone E e una Cavese nel girone H. Con la Versa che dovrebbe fare il girone H quest'anno. Esatto, esatto, io mi aspetto un cambio di questo tipo. Dante, tra l'altro vi dico un'altra cosa, il presidente della Versa, il nostro amico, non è un mistero, è intervenuto più volte nella nostra trasmissione, se la Versa aveva iniziato con l'intenzione di fare un campionato di transizione basato sui giovani, a breve potrebbero esserci novità dal punto di vista societario e quindi potrebbe cambiare rotta la Versa ed essere all'improvviso diventare anche la Versa una delle pretendenti, quindi c'è anche questa possibilità eventualmente. Ecco, sappiamo che comunque la Versa, quando il presidente Spezzaferri fa le cose sul serio, diventa un'emilia vagante la Versa, certo, per cui certo, bisogna stare attenti. Quindi è un'altra squadra che qualora decidesse di fare il salto di qualità è da evitare, però è chiaro, ormai il campionato di Serie B sta diventando sempre più selettivo, ci sono sempre meno squadre materasso, quelle che lottano per la promozione sono di più e le outsider si attrezzano, per cui comunque assisteremo anche a un campionato importante, senza dimenticare che con le liste, praticamente con le squadre in meno in Lega Pro, ci saranno più calciatori a disposizione anche per la Serie D. Dobbiamo chiudere. Dante, ci vediamo tra poco. Sì. Ti raggiungo a Taranto, nonostante i 44 gradi. Prendiamo un bel caffè alla faccia di Andrea. No. Come? O vieni anche Andrea. No, no, vengo da solo, non me lo porto Andrea. Vuoi Andrea? No, ah, beh, perfetto. Se lo vuoi me lo porto. Perfetto. Non sono... Per pagare il caffè. Non sono un oggetto, comunque. L'uomo senti usato? Mi sento usato, sì. Eh? E va bene, basta di parlare... Va bene. Ciao Dante! Ciao ragazzi, ciao. Ci guardiamo in faccia un altro poco, che facciamo? Ciao a tutti, perché pubblicità, perché poi sì, pubblicità. Però poi che abbiamo? Abbiamo grandissima chiamata pubblicità. Dobbiamo vedere Andrea Bisceglie. Al rientro dopo la pubblicità, quindi ci fermiamo brevemente e al rientro c'è il servizio. Alla Fiera del Mobile nel Chiarelli Center di Martina Franca sfilano le prestigiose aziende del design italiano. Calligaris, Dorelan, Stelle Monelle Camerette, Miss Cucine e tante altre. Ogni giorno una promozione imperdibile. Seguici su Facebook. Alla Fiera del Mobile trovi anche le imperdibili promozioni Asta Mobili, GSG, Sparra Reda e Mercantini Mobili. La Fiera del Mobile la trovi nel Chiarelli Center di Martina Franca, via Mottola, zona industriale. Autospurgo De Santis & Co., azienda leader nel settore ambientale, certificata ISO 9001 e ISO 14001. Pulizia fosse biologiche e pozzi neri, bonifica cisterne, sturamenti lavelli e colonne montanti, trasporto rifiuti pericolosi e non, telecamere di videosorveglianza per intasamenti di difficile accesso, cassoni per trasporto rifiuti solidi, escavatori e bobcat per scavi e movimento terra, tifone per nebulizzazione di ampie zone verdi, disinfezione e deratizzazione, deblatizzazione, sanificazione, disinfestazione, manutenzione piscine, noleggio bagni chimici. Autospurgo De Santis & Co., Taranto, via Plateia 26F. Department Store, 100% made in Italy, il primo. A Martina Franca, il primo department store del Meridione. Più di 200 colori per abiti, giacche, pantaloni uomo-donna. Department Store, tessuti di alta qualità, i marchi più prestigiosi ai prezzi più competitivi. Loro Piana, Cerruti. Vieni a scoprire la nostra collezione di elegantissimi abiti da cerimonia. Department Store, 100% made in Italy e a Martina Franca in via Leone 13. Vendi con noi gli oggetti che non usi più, liberi spazio e dai nuova vita alle cose. Mercatopoli Taranto Centro, il tuo negozio dell'usato. Via Cesare Battisti 5200. Visita il nostro sito www.tarantocentro.mercatopoli.it.
Rientrati dopo la pausa pubblicitaria, noi ci vediamo subito il servizio di Andrea Biceglie realizzato dai colleghi di News24.City. Il sigillo di Barisic allo scadere del match regala i 3 punti alla fidelizzante di Valeriano Loseto nella prima uscita ufficiale della stagione nella Coppa Italia di Serie C contro un buon Biceglie di Zavettieri. Al degli Ulivi una gara agostana, buon test per l'inizio del torneo previsto tra 20 giorni. Sì, i ragazzi hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto nel pre-gara, sono stati sin dall'inizio sono stati subito concentrati, sono entrati col piglio giusto, hanno saputo soffrire quando c'è stato da soffrire, poi siamo stati bravi nelle ripartenze alla fine a crederci magari più del Biceglie e abbiamo centrato questa bella vittoria. La Fideli sicuramente deve migliorare nella convinzione di essere una buona squadra, di avere... Io so che ho un gruppo che ha grandi qualità e tecniche e tattiche, ma soprattutto un gruppo di grandi uomini che si sono messi subito a disposizione della mia persona e hanno facilitato il mio compito. Ecco, una volta che la Fidelis nei suoi uomini riuscirà a capire che è dotata di grandi qualità tecniche e umane anche, no? Riusciremo a fare ancora meglio. Era quello che mi aspettavo, siamo stati ordinati il primo tempo. Mi aspettavo sicuramente un calo nella ripresa perché abbiamo fatto una preparazione molto, diciamo, molto indirizzata al campionato, quindi la squadra ha pagato sicuramente i carichi. E sono rammaricato perché siamo stati ingenui nell'occasione del gol, quindi quello è il rammarico più grande, però sappiamo qual è il nostro obiettivo, qual è il nostro percorso, lavoriamo con serenità e facciamo tesoro di questo episodio che sappiamo che può determinare una partita. Nella condizione fisica una squadra in primis, poi una squadra che ha grandi margini di miglioramento perché siamo una squadra nuovissima e quindi ci vorrà un po' di tempo, stiamo lavorando, i ragazzi si impegnano e quindi il nostro indirizzo verso i 40 punti ce l'abbiamo bene, bene in mente e quindi lavoriamo in questo senso. Sì, certo che mi è piaciuta, abbiamo veramente lottato come la squadra, eravamo uniti, pure in difficoltà eravamo tutti insieme e alla fine grazie a Dio abbiamo vinto. Sì, va bene, mi sono girato, ho visto l'opportunità di tirare con esterno, è entrata bellissimo proprio nell'angolo. Erano bellissime settimane, abbiamo fatto gruppo unito, veramente mi sono trovato benissimo con i ragazzi, abbiamo lottato e abbiamo lavorato tantissimo e alla fine abbiamo meritato poi questa vittoria e tutto questo alla fine. Questo era il servizio di Andrea Biceglie realizzato dai colleghi di News24.City. Ridillo, realizzato dai colleghi di News24.City. Ok, allora stiamo facendo una diretta nella diretta perché attraverso il mio profilo personale adesso stiamo mandando il mio faccione. Adesso perché Dario Spagnolo sta guardando la diretta che è di là, sta facendo regia la trasmissione? Non lo so, per fare numero, eccolo per alzare qua. Per alzare l'audience, eccolo qua. Ok, se volete. Chi abbiamo in diretta adesso? È pronto il collegamento, se non sbaglio? Sì, sì, c'è un graditissimo ospite. Il DS del Nardò, Andrea Corallo, ben ritrovato direttore. Ciao Fabrizio, ciao a tutti, grazie a voi. Buonasera direttore, ben ritrovato. Niente ferie? Purtroppo no, o meglio, così per adesso no, nel senso che stiamo cercando di lavorare e quindi niente ferie. Allora direttore, un colpo importante quello di Balistreri per quanto riguarda l'attacco, l'ultimo in ordine di tempo rispetto a una campagna acquisti che adesso si sta impennando anche per il Nardò. Sì, Pietro era un profilo che cercavamo da un po' di tempo, ieri è arrivata l'ufficialità nonostante il ragazzo si stesse allenando già da 2 giorni lì a Polla nel ritiro. Credo sia un giocatore importante, con le caratteristiche giuste, è un giocatore che a me piace molto e sulle indicazioni di mister Taurino, insomma, abbiamo deciso di puntare dritti su di lui. Un giocatore importante davanti, un professionista serio che andrà a completare un reparto che ancora manca di qualcosa. Allora, a proposito di questo, a proposito dell'attacco del Nardò, è vero che c'è stata nei giorni scorsi una trattativa importante con Meloni? Meloni è un giocatore che a noi piaceva, però credo che i suoi parametri in questo momento non rispecchino quello che
è il progetto del Nardò. Quindi nei giorni passati sì, però per adesso la trattativa è stata insomma un po' ferma, ecco. Non esclude però che potrebbe essere magari riaperta, direttore, se dovessero cambiare le condizioni magari. Noi stiamo cercando un giocatore importante lì davanti, abbiamo anche altri profili che stiamo trattando, vorremmo fare una coppia forte, Balestrieri è uno dei due, cerchiamo un profilo che possa sposarsi bene con Pietro, Meloni credo che sia il profilo giusto. Beh, sarebbe un attacco stellare, direttore, Meloni-Balestrieri. Ma sarebbero due giocatori che permetterebbero sicuramente al Nardò di fare il salto di qualità. Com'è l'approccio, com'è stato l'approccio di Taurino come allenatore? Io ho detto una cosa, conoscendolo da sempre come giocatore, lui il fatto di essere allenatore ce l'aveva nel DNA quando è nato, quindi già in campo sembrava più mister che giocatore spesso. Guarda, ti dico questo, che io ho avuto la fortuna di giocare con Roberto, lui è un po' più piccolo di me e già all'epoca era l'allenatore in campo, quindi il passaggio è stato quasi naturale. Lui è un predestinato, nel senso che quel ruolo lo faceva già quando giocava, già, ed era più piccolo di noi, quindi era già l'allenatore all'epoca. Io credo che con Roberto abbiamo fatto il salto di qualità a livello tecnico, ce lo farà fare sicuramente Roberto, non ho dubbi su questo. Un'ultima cosa e poi liberiamo il direttore sportivo del Nardò. Quando si chiude il vostro mercato? In questo momento, siccome siamo partiti in ritardo, il nostro mercato si chiuderà quando riusciremo a prendere un altro attaccante di spessore e due difensori per completare la rosa. Quindi è questo l'obiettivo che insieme con la società e con lo staff tecnico ci siamo preposti, e quindi si chiuderà nel momento in cui completeremo la rosa per quello che abbiamo in testa, in modo da poter dare insomma un bel salto di qualità a questa squadra, perché credo che Nardò meriti di fare un campionato ambizioso, e quindi si chiuderà nel momento in cui completeremo la rosa con due difensori e un altro attaccante. Grazie direttore, grazie Andrea Corallo e complimenti come sempre per quello che sta facendo. Grazie a te Fabrizio, grazie a te, grazie a tutti voi, buon lavoro, grazie a voi. Grazie. Ruberemo ancora un po' di tempo nelle prossime trasmissioni, grazie al direttore sportivo del Nardò, Andrea Corallo. Allora, facciamo un attimo il punto, aspetta, devo rispondere perché qualcuno ci sta, ragazzi, la cosa grave sta che guardando il gota del calcio. Sto seguendo anch'io. Allora, la cosa io per farvi capire quanto siamo esauriti a volte qui a Studio 100, è che i tecnici che sono in regia stanno guardando la trasmissione in diretta su Facebook, la mia diretta Facebook, e Andrea Contaldi che è in diretta con me sta guardando la mia diretta Facebook, quindi è davvero molto grave. Voglio ringraziare Vincenzo Cosa che ci sta guardando, direttore sportivo, ex strepitoso bomber, magari domani lo chiamiamo in diretta. Simone Fanelli, straordinario calciatore, insomma è uno dei migliori under della categoria. Maurizio Villa, giocatore attaccante argentino, mister Domenico Giacomar. Ragazzi, ho provato questa cosa così, guardate. Davide Putignano scrive: ciao Fabrizio, ma il Brindisi quest'anno da dove riparte? Nessuno ne parla. Allora, Davide, ne abbiamo parlato noi, è semplicissimo, chiaro, sì. Si era parlata di quell'ipotesi ripescaggio in eccellenza che tecnicamente era praticamente impossibile, non so perché tra l'altro sia stata messa in giro quella voce, sono stati ufficialmente anche perché diramati. Il direttore Manta, quando è intervenuto nella nostra trasmissione, è stato chiarissimo. Stesso da Manta, questo punto da di vista. Professionista del calcio, aveva detto non perdete tempo, non può esserci ripescaggio. Sono stati diramati ufficialmente i gironi di eccellenza e non c'è il Brindisi, sarà un'eccellenza ancora a 16 squadre, il Brindisi è stato inserito invece nel campionato di promozione, e domani parleremo nuovamente del Brindisi perché ci saranno anche delle novità di mercato. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un collegamento, sì, se riusciamo, come si suol dire. Chiedo al nostro Alessandro Barnabo, Daro Spagnolo, se è pronto l'ultimo collegamento. C'è Paturzo che ci guarda, grandissimo, Gigi Paturzo. Che abbiamo? Volevo dare qualcosa di mercato. Allora, facciamo un attimo il punto. Rispetto anche a quello che ha detto poco fa il mio direttore Antonio Celeste, quindi devo stare molto attento quando mi guarda, perché altrimenti poi mi chiama dopo la trasmissione, mi fa tutto un elenco di cose che non andavano. Allora, facciamo il punto rispetto a quello che ha detto Corallo, direttore sportivo del Nardò, poco fa. Ufficiale Balestrieri, sta per concludersi una trattativa importante con un attaccante di primissima fascia e non è chiusa la trattativa con Meloni. Secondo me, io ritengo ancora Meloni il re dei bomber di questa categoria assieme a Pera, che è andato a Taranto. Secondo me, se il Nardò dovesse assicurarsi anche
Guarda, guarda, ragazzi, su meloni e pera non ti consento battute. Non ho bene? Detto nulla. Non ti consento battute. Ero inquadrato, ho fatto solo un piccolo gesto. Quindi dicevo, se dovesse... Basta. Dai, torniamo seri. Allora, anche se dovesse prendere anche Meloni, il Nardò secondo me farebbe un grossissimo salto in avanti. Il Potenza rinnova per Vincenzo Pepe. Potenza sarà un'altra protagonista del prossimo campionato di Serie D del Girone H, ne abbiamo parlato più volte. E prendo appunti così facciamo tutto live la scaletta per domani. Abbiamo detto approfondiamo Brindisi, Potenza e... Chiamiamo in diretta anche il nostro amico direttore Vincenzo Cosa, glielo comunico in diretta adesso che ci sta seguendo. Allora, dateci indicazioni dalla regia rispetto al prossimo... Se non è pronto il collegamento, chiudiamo perché... No, dobbiamo chiudere. Vabbè, quindi niente. Dobbiamo chiudere tra poco, il nostro direttore generale Ignazio Stasi ci chiama e tuona contro di noi, dobbiamo essere puntuali, sono già le 16 e un minuto. Va bene, io annuncio che con gli altri ragazzi della redazione, iniziando da Dario Spagnolo e Alessandro Barra, ma che sono in regia, creeremo un gruppo per far cambiare la suoneria dei messaggi a Fabrizio Caglianiello. Io guardo la telecamera, ovviamente non guardo te, e siamo in chiusura. Io vi ricordo che questa puntata andrà in replica dopo le 21:30. Rochira mi ha appena invitato a Castellaneta per il torneo Gaetano Scirea, perché no? Perché no? Va bene. Perché no? Siamo in chiusura, noi ci vediamo domani sempre alle 15:10, 15:15, dipende da che ora... Ci svegliamo, ringraziamo veramente tutti perché questa trasmissione è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che seguono il calcio della nostra regione e non solo. Va bene, devo ripetere tutto a capo? No, no, perché mi hai interrotto, va bene, chiudiamo. Devo scappare, devo andare a Taranto. Ciao a tutti, a domani.